Tipo BirdLife, Ente Nazionale Protezione Animali, Lega Ambiente, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, nell'ambito dell'esame della proposta di legge 1548 Bruzzone, recante modifiche alla legge 11 febbraio 92, numero 157, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Avverto in via preliminare che secondo il parere della Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Ringrazio gli auditi per aver accolto l'invito della Commissione. Prego i deputati che intendono intervenire di comunicare i loro nomi alla Presidenza. Prima di cedere la parola ai nostri ospiti, avverto che il tempo complessivamente a disposizione della Commissione è di circa un'ora, per cui propongo che gli interventi degli auditi abbiano una durata massima di 7 minuti per associazione, così da permettere nel tempo rimanente eventuali domande dei deputati cui i nostri ospiti potranno replicare. Cedo ora quindi la parola alla rappresentante del WWF, Domenico Aiello. Prego. Grazie Presidente, se permette abbiamo una nostra a disposizione degli interventi, grazie mille. Allora parlerà innanzitutto Allora la darei la collega parola Diempi. all'onorevole Anna Maria Procacci. La ringrazio molto, Presidente, grazie per questa audizione. Io sono stata a lungo parlamentare dei Verdi e come tale sono stata uno dei legislatori della legge 157 del 1992. Una legge complessa, che ha richiesto più di 3 anni di elaborazione con un ampio confronto anche conflittuale tra le forze politiche. Io ruberò qualche minuto in più la Lega Antivivisezione, che è impossibilitata e si scusa a partecipare a questa seduta, a questa audizione, quindi mi dà la possibilità di avere un pochino più di spazio. Come legislatore della 157, proprio da qui vorrei partire. Ogni legge ha una ratio. Quella della 157 è una ratio importante, chiara e forte. Tre elementi fondamentali: quello della tutela, quello della sostenibilità, quello della responsabilità. Tutela naturalmente la tutela della fauna selvatica omeoterma. E basterebbe leggere l'articolo 1 della 157, il comma 1, per comprenderlo. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. In questo c'è un filo rosso, un legame, una continuità con quello che è stato il nuovo articolo 9 della Costituzione, novellato quasi 2 anni fa, laddove giustamente nella parte dei principi fondamentali e immutabili, immodificabili, è scritto che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Qui in questo la 157 è ancora una legge estremamente moderna. Nell'articolo 1, al comma 2, si dice chiaramente qual è la prevalenza, è quella della conservazione rispetto alla caccia, che è un esercizio puramente ludico. Ma nell'articolo 1 della 157 c'è anche riferimento il recepimento di normative comunitarie, la direttiva Uccelli e convenzioni internazionali, quella di Parigi, quella di Berna. Punto 2, la sostenibilità. Che cosa scrivemmo noi in questa legge complessa di 37 articoli? Ponemmo come principio il dovere del legislatore per il bene della comunità di rendere l'attività venatoria sostenibile.
E non mi riferisco tanto, ma c'è anche questo, al 30% di territorio nazionale soggetto a vincolo di protezione, dal 20 al 30%. Mi riferisco anche e soprattutto ai limiti, vale a dire i calendari venatori, la stagione di caccia che fosse lunga sino a un certo punto rispetto al passato quando c'erano le cacce primaverili e quindi tagliammo di un notevole lasso di tempo questo esercizio venatorio. E ancora, solo per fare un esempio, perché il tempo a mia disposizione è poco rispetto a tutto quello che si potrebbe dire della legge quadro, per esempio il silenzio venatorio di martedì e di venerdì. Tutti punti che non cito casualmente, perché mi interessa poi vedere cosa c'è nella proposta di legge 1548 rispetto alla legge nazionale. Terzo punto, la responsabilità, che significa responsabilizzare chi va a caccia. E allora adottammo il legame cacciatore-territorio per stroncare il nomadismo venatorio, cioè l'andare sparando in ogni luogo della penisola, in una forma di induzione alla deresponsabilizzazione. E ancora, il regime esclusivo di caccia, che il cacciatore dovesse scegliere quale tipo di caccia esercitare, non potesse farle tutte, diciamo, praticarle tutte. Questo in una sintesi che mi dispiace anche, perché la complessità della 157 è riconosciuta dal momento che rappresenta uno dei capisaldi del diritto ambientale di questo paese. Ma cosa c'è di tutto questo e qual è la ratio della proposta di legge dell'onorevole Bruzzone? Dopo averla ben esaminata, potrei serenamente dire che purtroppo la ratio della proposta di legge 1548 è una ratio ideologica, vale a dire l'affermazione di un regime di caccia che viene prima di tutto di diritti dei cacciatori, tra virgolette diritti, che scavalcano i diritti di tutti gli altri cittadini. Un regime di caccia che è inconciliabile con i principi della Carta Costituzionale, è inconciliabile, anzi va in violazione, con le normative dell'Unione Europea e con le convenzioni internazionali. Ma prima di tutto una domanda. Dov'è, è una retorica, domanda retorica, dov'è l'attenzione per lo stato di attuazione della 157? Perché il legislatore, prima di mettere mano a modifiche su una legge, dovrebbe avere piena chiarezza e coscienza se ci sono, se sussistano le condizioni per la modifica. Dove? Perché? Altra domanda che io voglio porre è: ma la scienza nella proposta di legge dell'onorevole Bruzzone dov'è? Se l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, unico organismo nazionale scientifico riconosciuto con prestigio anche all'estero, se l'ISPRA viene messa nell'angolo. Tant'è vero che i suoi pareri a un certo punto nel testo di legge sono equiparati a quelli degli osservatori regionali che hanno una forma di analisi di intervento per forza estremamente limitata perché ritagliata proprio sul territorio della regione. Ma soprattutto con questa impostazione di questa proposta di legge l'ISPRA diventa con i suoi pareri puramente optional. Perché in un determinato articolo e non solo si prevede che i calendari venatori, i piani faunistico-venatori siano fatti per legge con un respiro addirittura quinquennale. Questa, vedete, è una aberrazione in termini scientifici, perché noi sappiamo benissimo
quali siano e ci sono, ahimè, le fluttuazioni, le variazioni nelle popolazioni selvatiche, soprattutto oggi con lo stravolgimento del clima, con eventi estremi climatici come le siccità e poi quindi il declino, che già è presente sempre più forte. Non si può fare questa programmazione quinquennale, quindi anche la scienza è messa all'angolo. Ma c'è un altro aspetto che io non posso non citare. Se si fa con legge, anziché con atto amministrativo, un calendario venatorio, addirittura per 5 anni, se si fa per legge, questo significa tagliare la possibilità alle associazioni che si occupano di ambiente e di animali di ricorrere, perché non è appunto un atto amministrativo. E questa è una grave ferita, un vulnus profondo rispetto al diritto dei cittadini, delle associazioni, di partecipare e quindi di adire anche la, diciamo, la via della giustizia. È uno degli aspetti più preoccupanti che io ravviso nel testo. Il diritto, quale diritto comunitario? C'è una violazione della direttiva Uccelli, violazione della direttiva Habitat, della Convenzione di Berna. Per esempio, nel ricorso, e faccio solo una citazione, nel ricorso agli strumenti termici, quando i convertitori di immagine, fasi notturne, sono proibiti e vietati espressamente sia dalla Convenzione di Berna che dalla direttiva Habitat, noi andremo in procedura di infrazione, soprattutto perché sarebbe possibile sparare nelle fasi di migrazione degli uccelli selvatici verso i luoghi di nidificazione. Ma noi siamo consapevoli che abbiamo 2 procedure pilot in piedi, che sono l'anticamera delle procedure di infrazione da parte dell'Europa, e saremo condannati e gli italiani tutti pagheranno le spese, le sanzioni pecuniarie. Ancora, i richiami vivi, questa è una pagina che ci tocca in modo particolare e i colleghi qui si illustreranno, ma lasciatemi almeno dire che effettuare una negazione di tracciabilità dei richiami vivi, detenuti, pseudo allevati, in un paese che è malato di bracconaggio, siamo uno dei nodi fondamentali a livello internazionale del bracconaggio e del commercio illegale degli uccelli, è un errore gravissimo. Infine, almeno 2 punti. La Costituzione. Siamo in rotta di collisione con questa proposta di legge, con l'articolo 1, con l'articolo 9, ma anche con l'articolo 117, lettera S, laddove alle regioni vengono assegnati poteri che invece spettano allo Stato. Infine, la sicurezza delle persone. Si parla tanto di sicurezza, di diritto alla sicurezza, ma qui la sicurezza non c'è, è negata, perché per tutti i mesi di caccia, con la cancellazione del silenzio venatorio di martedì e venerdì, si sparerà 7 giorni su 7. E quindi questo aumenterà ulteriormente il rischio a cui sono esposti i cittadini che vanno disarmati in natura, che vogliono fare turismo naturalistico in bici, che vogliono raccogliere funghi, che vogliono fare una tranquilla passeggiata. Il diritto alla sicurezza è impedito. Bene, quale conclusione posso io trarre da questa analisi? Io l'auspicio, anzi la richiesta che desidero fare alla Commissione, e che con una riflessione profonda, e che auspico coinvolga tutti i gruppi politici, si fermi, che non vada avanti questa proposta di legge, perché troppe
e troppo gravi sono le sue criticità, l'incostituzionalità, la negazione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, e c'è il danno ambientale innegabile, e c'è la ferita alla partecipazione dei cittadini, e c'è la negazione del contesto storico che purtroppo viviamo, che è quello della crisi climatica e delle risorse naturali. Quindi che si fermi questa discussione, perché se la proposta di legge andrà avanti, noi andremo indietro come diritto interno, come patrimonio naturale, e si consumerà ancora di più il divorzio tra la politica e i cittadini, perché la stragrande maggioranza dei cittadini italiani in questa proposta di legge non si può davvero riconoscere. Vi ringrazio molto. Grazie onorevole Procacci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Francesco Bruzzone. Prego. Vi sentite? Sì, Francesco, prego. Presidente, buongiorno e grazie per l'illustrazione che è stata fatta da chi mi ha preceduto. Sono un po' tentato di ribattere sui punti, ma non è questo. Io voglio soltanto fare alcune domande. La prima, conosciamo tutti quanti anche l'iter legislativo del 1992, ero attivo anch'io in quel senso. Volevo capire se i soggetti che sono auditi non ritengano che per alcuni passaggi questa legge nata per la tutela, principalmente per la tutela della fauna selvatica, quindi anche per imbrigliare, per controllare l'attività degli utenti di allora, che però erano circa 1.800.000, oggi gli utenti sono scesi a circa 500.000. Per alcuni aspetti questa riduzione dell'impatto dell'attività venatoria sul territorio, sul modo particolare sulla fauna selvatica, volevo chiedere se è completamente affrontata dalle norme del 1992 oppure se si ottiene, se si ritiene più opportuno una revisione. Seconda domanda, uno dei punti principali, per me il punto principale che mi ha spinto a scrivere alcune cose, è la certezza del diritto, che credo che uno Stato serio debba garantire a tutti i suoi cittadini. Oggi, col passare ormai degli anni, l'applicazione della legge 157 per la parte relativa ai calendari venatori non dà, è vero che sarà una minoranza o altro, ma non dà la certezza del diritto al cittadino utente che paga le tasse per un calendario venatorio che poi quasi sempre viene modificato. Spinto dalla necessità, per quanto mi riguarda, di fare qualche cosa per dare la certezza del diritto, oggi ai cacciatori, domani ai ciclisti, dopodomani a chiunque, qualsiasi altra categoria che va a comprare un'automobile, quando la compra, se la paga in anticipo, pretende di riceverla col motore e con le ruote, volevo capire fino a che punto si può ravvisare un contrasto con la parte comunitaria, con l'Europa, quando l'Italia è l'unico paese europeo dove si fanno i calendari venatori con atti amministrativi. In tutta Europa, in modo particolare nel bacino del Mediterraneo, che chiaramente è l'area geografica con la quale di più dobbiamo raffrontarci, in tutti questi paesi i calendari venatori sono fatti con legge o addirittura con decreto legge. Credo che questo tipo di passaggio possa avvicinarsi di più verso l'Europa. Ultima o penultima domanda. Premesso che lo spirito della proposta di legge garantisce l'applicazione dell'articolo 18 della 157, quindi rispetto a quanto stabilì il legislatore nel 1992 con l'articolo 18, che è l'elenco delle specie e dei tempi di caccia, non cambia nulla, perché viene garantito, anzi si richiama al rigido rispetto dell'articolo 18, che oggi in realtà, in verità, non è proprio del tutto rispettato. Ecco, il passaggio critico, lo capisco, non lo condivido, ma lo capisco, è la delega alle regioni di armonizzare di più anche le specie, le date in modo particolare, ma l'attività che viene fatta, perché credo che sia corretto ravvisare la necessità di un intervento migliore
per la gestione faunistica, che dal 1992 ad oggi la fauna selvatica in questo paese è cambiato l'ambiente, è cambiato tutto, in modo particolare per quanto gli ungulati. Sappiamo tutti che l'Italia oggi è il paese europeo che ha la più alta concentrazione di ungulati. Ma il piano faunistico, perché si critica un piano faunistico quinquennale quando già oggi, da allora, la regione, la legge 157 prevede piani faunistici quinquennali, laddove ci sono, purtroppo qualche regione non li ha aggiornati, ma tutti i piani faunistici sono quinquennali e quindi rimarrebbero come tali. I visori notturni capisco e condivido, e quindi se io do anche un segnale di apertura sotto questo profilo, ma già oggi sappiamo che nel nostro paese sono molto utilizzati, anche col parere favorevole di ISPRA, per quanto riguarda il controllo della fauna selvatica, soprattutto ancora di più oggi nelle aree colpite dalla peste suina, perché il visore notturno è ritenuto dagli organi scientifici e da ISPRA uno strumento importante. Un'ultima, ma non ultima, la tracciabilità dei richiami vivi, fermo restando che so benissimo che da più parti del sito operatorio con i richiami vivi è considerata una cosa brutta o non apprezzata, però inviterei e chiedo da dove si è letta una cosa diversa a capire e a leggere che la tracciabilità dei richiami vivi rimane in tutto e per tutto, sia quelli allevati che quelli non allevati, che ormai non ci sono più perché sono stati fermati per tante procedure. Quelli allevati rimangono tutti tracciati, quindi con trassegno inamovibile. Viene soltanto recepito, credo correttamente, la giurisprudenza di questo paese, quindi tutte le sentenze della Corte di Cassazione, che ormai hanno stabilito che ciò che è allevato e rimane nel dominio dell'allevatore o del detentore è da considerarsi animale domestico, che può diventare selvatico nel momento in cui va a contatto con l'ambiente naturale. L'obiettivo di quella norma, di quel passaggio sui richiami vivi, peraltro anche assoggettabile a qualsiasi tipo di modifica per quanto mi riguarda, è semplicemente il recepimento della giurisprudenza di questo paese. Grazie Presidente. Bene, ringrazio per la precisazione. Ora diamo la parola a Michele Pezzone, responsabile nazionale dei diritti animali. Prego. Grazie Presidente, io anche d'intesa con gli altri colleghi che poi parleranno dopo di me sarò abbastanza breve anche per consentire di articolare un'argomentazione un po' più strutturata da parte del collega Domenico Aiello, con il quale siamo d'accordo in questo senso. Approfitterei del poco tempo che comunque mi sono ritagliato per cercare brevissimamente di rispondere alle domande che poneva l'onorevole Bruzzone, piuttosto che diciamo, seguire una traccia di schema di intervento su cui sono stato preceduto ottimamente dalla collega dell'EMPA, che ha già illustrato tutte le criticità che noi condividiamo su questa proposta di legge. Anche noi riteniamo sicuramente necessaria una revisione della 157 del 92, visto che è una legge diciamo, che ha 30 anni di storia, ma riteniamo che questa revisione debba andare nell'ottica diciamo, di consentire e garantire maggiori controlli e sanzioni più adeguate, più proporzionate per diciamo, scongiurare i fenomeni di bracconaggio che non sono puniti sufficientemente dalle disposizioni in vigore, e ci sembra che ci sono alcuni articoli di questo testo, di questo progetto di legge che vanno esattamente nella direzione contraria, cioè di sgravare di sanzionare meno pesantemente delle condotte quando ci sono delle reiterazioni piuttosto che diciamo, andare nell'ottica di rafforzare le misure di controllo e sanzionatorie. Siamo anche noi dell'idea che debba essere garantita la certezza del diritto e proprio per questo ci siamo dovuti rivolgere molte volte purtroppo in questi anni ai tribunali. La domanda che mi viene a mia volta da rivolgere all'onorevole Bruzzone è perché lui si chiede come mai vengono modificati questi calendari venatori in sede giudiziaria, e anche noi ci poniamo questo problema: perché vengono modificati in sede giudiziaria? Perché ogni anno vengono emanati calendari venatori
che purtroppo non garantiscono la tutela delle specie che sono particolarmente in declino, e pensare di introdurre una disposizione che prevede solo per legge regionale una programmazione venatoria anche con la redazione di calendari venatori di durata quinquennale significa non solo andare incontro a quei problemi di costituzionalità che venivano sollevati da Anna Maria Procacci, visto che l'articolo 9 della Costituzione prevede anche una riserva di legge in favore dello Stato, oltre che una chiara disposizione a favore della tutela della biodiversità. Ma significa anche sostanzialmente non consentire di intervenire a tutela delle specie che sono realmente in declino, cioè qui con atto amministrativo si vogliono solo introdurre i limiti di carniere e basta, mentre invece è stata importante in questi anni l'attività dell'ISPRA, che qui si vuole svilire parificandola anche a istituti faunistici regionali ove istituiti, che ha dato delle indicazioni molto chiare su quelle che possono essere le specie in declino e quindi l'importanza della riduzione delle specie prelevabili e la riduzione dei periodi di prelievo, senza far riferimento astrattamente ai tempi che sono previsti dall'articolo 18, che appunto è un articolo che prevede tempi e specie cacciabili come individuate 30 anni fa, e occorre adeguare ai dati reali, ai dati scientifici reali, quelle che sono le condizioni di sostenibilità del prelievo venatorio. Su questo purtroppo sono dovuto intervenire sempre su istanza delle associazioni ambientaliste, i tribunali, che hanno ogni anno ridotto periodi di caccia e specie cacciabili adeguandoci semplicemente a quelle che sono state solitamente le indicazioni dell'ISPRA, che doveva rendere un parere obbligatorio, non vincolante ma obbligatorio. Qui invece la normativa prevede che debba essere solo sentita, è diverso, perché quando c'è un parere obbligatorio ma non vincolante, quantomeno bisogna motivare adeguatamente le ragioni per le quali non ci si è attenuti a quelle indicazioni. Sto andando oltre e quindi ci sarebbero altri punti su cui lascio la parola, anche e soprattutto sui richiami vivi, prima al collega Albarella e poi da ultimo al collega del WWF Domenico Aiello. Grazie Presidente, non rubo altro tempo. Però le faccio io una domanda, dottor Pezzone. Dove in questa proposta di modifica della 157 lei intravede un favoreggiamento dell'attività di bracconaggio? Perché io ho una Lei ha detto che con queste modifiche si rischia in qualche modo di allargare le maglie, adesso non mi ricordo le parole esatte che ha usato, ma lo chiedo in modo serio. Io ho fatto anche l'assessore regionale e ho sempre cercato nei miei comportamenti di avere un rapporto scientifico, un approccio scientifico alle cose, mai ideologico, e con i vostri rappresentanti territoriali c'è sempre stato, nonostante magari la diversità di vedute, però sempre un'intesa generale sulle finalità. Però ecco, siccome sono anche firmatario di questa proposta di legge, spero che non mi sia sfuggita una cosa così grave. No, allora guardi, non vorrei rubare sempre ulteriore tempo, premesso che depositeremo un documento congiunto, il passaggio è laddove si dice si sostituiscono i termini laddove la violazione sia nuovamente commessa con i termini in caso di reiterazione delle violazioni. Stiamo parlando della lettera B dell'articolo 8, che a questo punto comporterebbe una limitazione temporale nella possibilità di applicare la sanzione prevista dalla sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia. E quindi il passaggio è esattamente questo. Sì, è un approccio ovviamente che cambia la materia della sospensione, però questo non significa favorire il bracconaggio, né dargli la possibilità di uscire dalle norme che invece regolano dal punto di vista della disciplina penale quel comportamento. È comunque un alleggerimento di quelle che possono essere le conseguenze di una violazione. Ma resta il fatto che... Non ho parlato di favorimento, non ho parlato di favoreggiamento del bracconaggio. No, ci tengo a chiarirle perché io presiedo questa commissione e non vorrei che uscisse fuori l'idea che la Commissione Agricoltura favorisce il bracconaggio. Noi condanniamo nel modo più totale. Credo di averle risposto. Bene. Allora, ora la parola ad Albarella. Giovanni. Grazie Presidente per averci dato la possibilità di partecipare a questa audizione. Ribadisco la posizione che è stata assunta dai miei colleghi in modo precedentemente. Ribadisco quindi la nostra preoccupazione per questa proposta di legge, che a nostro avviso contiene vari elementi
di violazione del dettato comunitario e che ci espongono il nostro, lo Stato italiano appunto a procedure di infrazione. Ricordo appunto, come è stato detto prima, che già l'Italia nei tempi recentissimi è stato oggetto di due procedure pilot, di cui una, su una delle quali è stata chiesta appunto l'apertura già della procedura di infrazione. Ecco, insomma, questa proposta di legge quindi a nostro avviso contiene vari elementi che ci espongono appunto alla violazione del dettato comunitario, non solo, ma poi riteniamo che contiene degli elementi che mettono a rischio anche la biodiversità stessa, perché vengono a mancare quegli elementi di garanzia che consentirebbero alle nostre associazioni di intervenire in caso di atti amministrativi non coerenti col dettato scientifico e con le leggi comunitarie, oppure e ci sono alcuni elementi che ahimè devo dire insomma in qualche modo rischiano appunto di favorire attività illegali. Nello specifico noi abbiamo preparato un documento congiunto che illustrerà nel dettaglio il collega Aiello, però ci tenevo appunto a parlare dell'articolo 1 della proposta di legge che interviene sugli animali allevati, laddove dice che agli animali allevati non si applicano le disposizioni della presente della legge 157. Quindi a nostro parere viene a mancare quella diciamo obbligo di tracciabilità degli animali che vengono allevati e quindi sarà impossibile praticamente sia in modo ispettivo che diciamo nella fase istruttoria nel caso ci fosse un'indagine della polizia giudiziaria di risalire a capire poi questo animale se è allevato in cattività oppure è stato prelevato illegalmente dalla natura. Io voglio ricordare che la tracciabilità degli animali è fondamentale appunto per discernere da chi lecitamente alleva questi animali e da chi illecitamente invece li cattura per poi destinarli a una sorta di mercato illegale che esiste in Italia e le vicende giudiziarie ci raccontano appunto questo scenario. E, fra altre cose, la tracciabilità è prevista normalmente per gli animali allevati dalla Convenzione di Washington, dalla CITES, e poi è un elemento che sempre più noi riteniamo, ma che lo è allo stato dei fatti, è ritenuto diciamo necessario anche in ambito sanitario, appunto lì dove ci sono animali coinvolti in allevamenti, appunto, ed è un elemento imprescindibile appunto la tracciabilità che poi nel caso degli uccelli selvatici si traduce con l'apposizione di anelli inamovibili e quindi per garantire appunto anche la salubrità. Lascio al collega Aiello la illustrazione specifica. Bene, la ringrazio. Grazie a voi. Domenico Aiello, prego. Grazie Presidente, grazie alle deputate e ai deputati che sono presenti, grazie per averci auditi. Ritorno un po' a quello che è stato detto dai miei colleghi in precedenza per fare una premessa prima di passare ad un esame dell'articolato. Diciamo che la relazione introduttiva di questa proposta di legge si pone quale obiettivo, dichiara l'obiettivo di modificare o di aggiornare ecco, la 157 del 1992 sulla base dei cambiamenti che sono sopravvenuti. Riteniamo che questo aggiornamento in realtà e quindi questo proposito non sia assolutamente perseguito poi nei fatti, in quanto tra tutti i cambiamenti che sono avvenuti in questi 30 anni certamente l'aggiornamento della 157 che pure condividiamo debba esserci, sicuramente non sono questi i punti che debbono essere aggiornati e sicuramente se una modifica è intervenuta in questi 30 anni, la più importante è la modifica costituzionale, che è stata già richiamata. Una modifica costituzionale che introduce nei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano
la tutela dell'ambiente, degli animali, della biodiversità, degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, e che si pone in armonia con la ratio della 157, che al comma 2 dell'articolo 1 descrive una gerarchia di interessi al fine di consentire tanto all'interprete, quindi al giudice o all'operatore di polizia, quanto al legislatore, di avere le chiavi per riuscire a comprendere quale sia la modalità di operare nel momento in cui si toccano questi principi. Qual è questo ordine gerarchico? L'attività venatoria non può svolgersi in contrasto con la superiore finalità di tutela della fauna selvatica, né può danneggiare le coltivazioni agricole. Quindi abbiamo appunto una scala gerarchica che vede la tutela della fauna selvatica come elemento prioritario. Questo è confermato dalla unanime giurisprudenza di questi 30 anni e oggi è sancito e certificato dalla nostra Costituzione. L'obiettivo invece che viene perseguito dalla proposta di legge ci pare essere esattamente l'opposto, quindi c'è una inversione dell'ordine gerarchico dei valori. La tutela della fauna selvatica non si può svolgere in contrasto con lo svolgimento di attività venatorie, è questo che leggiamo in questa proposta di legge. Potreste pensare, vabbè, lui lavora a WWF, quindi ci sta, è il solito animalaro, come siamo stati definiti, ideologico. Guardi, signor Presidente, no, noi... Però, scusi, io non l'ho mai detto una cosa. Lei non è il relatore di questa legge. Tra l'altro, da giurista, prima ancora che da parlamentare, mi piacerebbe capire se c'è una lesione dei principi costituzionali dove lei la ravvisa in queste modifiche. Glielo dirò. Che a me sembravano del tutto marginali, devo essere sincero. Glielo dirò, onorevole. Innanzitutto ci tenevo anche a precisare questa norma o questa proposta di legge non ha nulla a che vedere con i cinghiali, col sovrannumero di fauna selvatica, col contenimento di animali, eccetera. Non ha nulla a che vedere perché riguarda la caccia. Ora, abbiamo notato che nella proposta c'è molta confusione fra la caccia e il controllo della fauna selvatica. Voi qui ovviamente vi occupate quotidianamente di questi temi, quindi lo sapete benissimo che sono due cose esattamente diverse. Però spesso si utilizza il tema dei cinghiali un po' ormai come passepartout per modificare un po' la 157, e abbiamo visto che la 157 è stata già modificata quest'anno, nel 2023, nell'anno appena trascorso, all'articolo 19 con la legge di bilancio 2022 e l'articolo 18 con la legge di conversione del decreto asset. In entrambi i casi qual è stata la conseguenza? La conseguenza è stata l'apertura di una procedura pilot nel primo caso, e la Commissione europea ha già dichiarato formalmente che procederà a trasformare la pilot in procedura di infrazione, quindi già lo sappiamo. Nel secondo caso, quindi sul piombo, sulle specie a rischio e quindi sull'utilizzo un po' poco attento dei piani di gestione delle specie, e sul bracconaggio non si è fatto niente. Quindi si diceva: ritenete voi che sia necessario aggiornare la 157? Assolutamente sì. E lo riteniamo così come lo ritiene la Commissione europea. Come si deve aggiornare? Aumentando le sanzioni, che sono ridicole. Se voi andate a parlare con i carabinieri forestali, le polizie provinciali, quelle poche che rimangono, vi diranno che tutta la loro attività investigativa, tutte le notti passate sul campo, finiscono spesso nel nulla, perché questi reati, anche i più gravi, anche quando commessi con reiterazione, eccetera, finiscono o in tenuità del fatto, o in prescrizione, o in oblazione, eccetera, 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 perché sono tutte fattispecie contravvenzionali. Ricordiamo che il codice penale, il reato di uccisione da animale, non si può applicare nell'attività venatoria, quindi la Commissione europea nel 2017-16 ci ha chiesto in maniera molto forte di adeguare il sistema sanzionatorio della 157, perché non è idoneo. E noi ci siamo assunti un obbligo sacro, diciamo, nei confronti dell'Unione Europea come Paese, e abbiamo creato il Piano Nazionale d'Azione per il Contrasto degli Illeciti contro gli Uccelli Selvatici, che è finito nel nulla. E la Commissione Europea aveva chiuso la pilot e l'ha riaperta, quindi c'è necessità di modificare, sì, in questo senso. Andando all'analisi velocemente degli articoli, e quindi andiamo a vedere anche dove sono poi i problemi,
Partiamo appunto dal combinato disposto degli articoli 1 e 5, lo ha detto benissimo il collega Albarella. Il problema, onorevole Bruzzone, rispetto ai richiami vivi, sì, rimane la tracciabilità per i richiami che non sono considerati, diciamo, specie domestica, ecco, non selvatica. Il problema è quali sono, cioè il problema è che noi stiamo con un aspetto formale che viene individuato in questa norma, con un aspetto formale noi cerchiamo di evitare il controllo caso per caso dei richiami vivi per riuscire a comprendere se quel richiamo effettivamente sia un richiamo legittimamente detenuto o meno. Non possiamo dimenticare quello che succede in Italia. Nel mese di novembre i carabinieri forestali a Perugia hanno bloccato il traffico di oltre 400 tordi che dal sud Italia andavano verso il nord Italia a diventare dei richiami vivi legali. Nel mese di giugno sono stati bloccati più di 500 tordi che venivano dalla Polonia e andavano a diventare richiami legali, come con allevatori che poi apponevano degli anelli contraffatti. Non possiamo, come dire, far finta che tutto questo non succeda e quindi con un colpo di spugna, diciamo, toccare questo argomento non aumentando le sanzioni, non aumentando la tracciabilità, ma facendo appunto una norma che, diciamo, sicuramente in buona fede, però aumenterà il problema. E se io faccio il bracconiere, signor Presidente, se io facessi il bracconiere, già oggi non rischio quasi nulla perché i ricavi illeciti sono enormi. L'anno scorso, nel 2022, a un allevatore sono stati sequestrati quasi 200.000 euro in contanti. In questo modo io avrei sicuramente vita facile. Quindi in questo senso viene a essere incentivato il bracconaggio, sì, assolutamente sì. Gli articoli 2 e 6 invece prevedono appunto quello che abbiamo detto sul calendario venatorio, sul silenzio venatorio e si occupano anche degli ungulati. Per quanto riguarda il calendario venatorio non mi ripeto, è stato già detto la gravità. È vero, sì, in Europa non si emanano calendari venatori per legge, però esiste un principio europeo che è tradotto anche in Italia, in base al quale non bisogna ridurre il livello di tutela. Perché noi dobbiamo, se in Europa fanno qualcosa peggio di noi, perché dobbiamo adeguarci? Dovrebbe essere il contrario. Quindi questo è un problema da analizzare. Se le regioni, e anche qui, come i richiami vivi, noi non possiamo dimenticare che le regioni ogni anno costringono i loro funzionari a fare dei calendari venatori che si sa già che sono illegittimi, però ci provano, magari le associazioni non se ne accorgono. E perché le associazioni devono assumere coi loro costi? Perché noi, che se ne dica, non abbiamo finanziamenti pubblici per fare queste cose, quindi noi ci assumiamo il rischio di soccombenza per impugnare dei calendari, perché se non ci fossimo noi, se non ci fossimo stati noi in questi 30 anni, quante volte i cacciatori sarebbero andati a caccia nella formale legittimità ma nella violazione delle norme? Tantissime volte. Quindi manca un sistema di garanzia. E noi che facciamo? Vogliamo, piuttosto che, non dico che ci dovete dare il merito di quello che facciamo, però piuttosto che darci una pacca sulla spalla ci evitate di fare quello che stiamo facendo. E questo aggrava quello che è già successo col DL Asset. Ovviamente si pone in contrasto con la Costituzione, abbiamo citato poi delle sentenze. Sul silenzio venatorio è singolare il fatto che nella relazione introduttiva di questo progetto di legge non se ne parli. E io sono abituato a leggere sempre attentamente la relazione introduttiva, perché è un dialogo tra me e gli estensori di una proposta di legge che mi spiegano la ragione per cui hanno deciso di fare quello che hanno fatto. Perché del silenzio venatorio non si dice nulla? E questo è significativo. Che cosa dà in più alla società italiana il fatto di andare a caccia tutti i giorni della settimana? Io oggi so che se esco il martedì e il venerdì non rischio di essere fucilato. È un principio di prevenzione della pubblica sicurezza. Quindi perché eliminarlo? Anzi, noi proponiamo di estenderlo al sabato e alla domenica, quando le famiglie vanno per natura. Ed è vero quello che diceva l'onorevole Bruzzone, cioè che i cacciatori si sono dimezzati, ma è anche vero che sono quadruplicate le persone che oggi vivono la natura rispetto a quanto avveniva 30 anni fa in altri modi. Io faccio birdwatching, per esempio. Ecco, poi quindi l'abrogazione del silenzio venatorio è qualcosa di incomprensibile. Poi gli articoli 3, 7 e 8 puntano a eliminare l'obbligo di scelta della forma di caccia.
Ecco, la scelta della forma di caccia risponde allo stesso concetto che ho appena detto. Sì, ci sono meno cacciatori, ma nello stesso tempo ci sono più persone nella, in natura. Tra l'altro, la scelta della forma di caccia ha due funzioni, non solo quella di non sovraffollare il territorio, ma anche quella di favorire una sorta di specializzazione del cacciatore, che quando sceglie di fare la caccia d'appostamento fisso al capanno è più specializzato rispetto a quella forma di caccia, rispetto al riconoscimento degli uccelli da abbattere, rispetto alle regole, rispetto al territorio. Quindi questo verrebbe a mancare anche qui, perché è questa l'urgenza che abbiamo rispetto alla 157. Poi sulle sanzioni, anche qui non l'avevamo ravvisato nella relazione introduttiva, invece ci ritroviamo nelle nostre analisi a vedere che andando a toccare l'articolo 32, quindi io ero felice, vabbè, toccano le sanzioni, le robustiscono, no, lo fanno per togliere uno dei pochissimi elementi che oggi rendono il panorama sanzionatorio della 157 efficace. Un cacciatore, quando sa che una sua condotta illecita può portare alla sospensione o alla revoca della licenza, è l'unica cosa, che è una delle poche cose che riesce a dissuaderlo. Ora, non tutti i cacciatori violano la legge, attenzione, io rispetto chi pratica qualsiasi attività nella legalità, però ci sono delle norme che consentono di evitare di arrivare alla repressione. La sospensione della licenza di caccia è una norma preventiva, perché io so già prima di compiere un illecito che rischierei qualcosa di serio. Quindi anche qui, qual è l'urgenza, l'esigenza di eliminare questo presidio? Infine, sugli strumenti termici, lo ha già detto la collega Procacci, qui c'è una palese violazione della direttiva Habitat e della Convenzione di Berna, e qui sia nella motivazione che ho trovato nell'introduzione a questo disegno di legge, sia sugli strumenti termici che sulla forma di caccia, ho individuato di nuovo questa confusione fra caccia e controllo. La caccia è un'attività svolta per fini ludici. Il controllo è un'attività che, anche quando viene posto in essere dal cacciatore, ha fini pubblici. Le due finalità possono anche essere discordanti. Quindi noi non possiamo, giustificare delle azioni come quella di dotare i cacciatori di selezione di strumenti termici, come se questo servisse a contenere il numero di cinghiali, perché no, quelli fanno i cacciatori di selezione. È un'altra cosa, quindi attenzione a non confondere i due piani. Questo è fondamentale, ne va anche, della serietà di chi poi si occupa di fare il legislatore su questo tipo di argomenti. Sulla certezza del diritto, la certezza del diritto è una certezza del diritto che deve essere biunivoca. Se appunto, come diceva l'avvocato Pezzone, le regioni iniziassero a avere maggiore rispetto dei pareri ISPRA, forse noi non faremmo le impugnazioni e risparmiamo anche tanti fondi da reinvestire nella tutela di questo martoriato territorio, e i cacciatori avrebbero anche la certezza del diritto. Quindi questo per dire, in conclusione, che... Scusa, ma non abbiamo più tempo. Concludo solo per dire che noi chiediamo assolutamente il ritiro di questa proposta di legge e vi ringraziamo ancora per il tempo che ci avete concesso. Grazie. Dottor Morabito, prego. Mi sentite? Sì, prego. Grazie per l'invito. Visto che già tantissime cose sono state esplicitate, non le ripeto. Ringrazio lei, Presidente, e le ringrazio per la storia che porta con sé, nel senso che, come lei stesso ha voluto ricordare, ha sempre avuto, anche nella funzione di assessore regionale, un rapporto franco, onesto con le componenti delle associazioni ambientaliste. In tal senso auspichiamo sinceramente che, in qualche misura, come lo stesso attuale ministro Lollobrigida ha fatto con la proposta del senatore Amidei, lei possa svolgere un'uguale funzione per un ripensamento su questa proposta di legge, che non è ciò che serve al Paese e non è ciò che serve ai cittadini tutti, cacciatori compresi. Al netto del temporaneo apprezzamento che certamente il mondo venatorio potrà fare, però stiamo parlando di un arretramento che arriva purtroppo a seguito di una modifica costituzionale più volte ricordata, molto importante, ancora oggi trascurata nelle sue ricadute. Quindi noi confidiamo che nella coerenza della sua agire
nell'onestà del suo pensiero, che ha voluto sottolineare, non avendo notato grandi modifiche con questa prima, nella lettura di questa proposta, invece possa porre attenzione anche sulla scorta delle nostre segnalazioni e ripensare in maniera più condivisa e partecipata un ragionamento su come potrebbe essere adeguatamente e correttamente modificata la legge 157 e la tutela della fauna selvatica, che oggi con la biodiversità è assurda un valore importantissimo costituzionale, che come ben sa la 157 non solo attualmente ha solo reati contravvenzionali, ma riguardano sostanzialmente mammiferi e uccelli, cioè il patrimonio di biodiversità animale e vegetale è molto più ampio nel nostro paese. Quindi confidiamo che lei possa sinceramente e coerentemente col suo percorso personale porre attenzione, siamo certi che questo farà, per evitare uno scivolone. Grazie mille. Grazie. Alessandro Piacenza. Eccomi, ringrazio anch'io e ringrazio il Presidente e tutti i membri della Commissione per averci invitato in questa audizione. Anch'io sottolineo tutto quello che hanno detto i nostri colleghi prima per quanto riguarda le motivazioni per le quali bisognerebbe fare un passo indietro su questa proposta di legge, e vorrei soffermarmi solamente su un punto che adesso non è stato toccato in particolare dai miei colleghi, ma oltre per quanto riguarda un aspetto in particolare, l'articolo e la proposta di modifica del proposta di legge, l'articolo 8, che parla appunto di una legge regionale che faccia il calendario venatorio. Sì, magari in altre nazioni europee può anche essere che sia istituito il calendario venatorio per legge europea, ma io ricordo che però per chi si occupa un po' di diritto comunitario, che la Corte di Giustizia europea è intervenuta già diverse volte sulla mancanza di possibilità da parte delle persone di poter accedere a quello che è la giustizia in materia ambientale. Perché la Corte di Giustizia europea in particolar modo richiama quello che è la Convenzione di Aarhus, che ovviamente è stata recepita anche dall'Italia, che l'articolo 1 prevede espressamente che per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona nelle generazioni presenti e future a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna parte garantisca il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione, che in poche parole questa convenzione prevede che in tutta la materia ambientale, che poi vediamo che è anche richiamato dalla nostra Costituzione nei principi fondamentali dell'articolo 9, che appunto essendo un principio primario la tutela dell'ambiente, la tutela della biodiversità, è previsto anche dalla normativa europea la possibilità per i cittadini, qualsiasi cittadino, non solo le associazioni, anche associazioni non solo ambientali, ma qualsiasi cittadino, di ricorrere di poter accedere alla giustizia in materia ambientale nel proprio Stato e solo in estrema ratio a quella della giustizia europea, con costi per noi associazioni, come già stato detto prima anche dal collega Morabito, dal collega Aiello, con spese non indifferenti, non avendo ricevendo finanziamenti pubblici, e quindi di conseguenza la possibilità di preparare appunto di peggiorare la situazione prevedendo che il calendario venatorio venga fatto con una legge regionale, tenuto anche presente tutti i calendari venatori che sono stati impugnati in precedenza, potrebbe secondo noi essere una ulteriore violazione non solo dei principi costituzionali, ma anche di convenzioni europee recepite da tutti gli Stati europei. Per quanto riguarda poi gli altri aspetti, molto semplicemente, per quanto riguarda la differenza che si parlava prima, l'onorevole Bruzzone ha detto animali domestici che poi una volta diventati in libertà diventano animali selvatici, non sono io che lo dico, ma lo dicono diversi scienziati che dicono che gli animali che vengono che in cattività in qualche modo particolarmente quelli non domesticati possono sviluppare comportamenti anomali dovuti allo stress e alla mancanza di stimoli. Quindi di conseguenza riteniamo che non sia caso di legittimare quelli che sono gli allevamenti di animali che di natura non sono assolutamente considerati domestici, non possiamo considerarli animali domestici, ma sono animali selvatici. Proprio perché mi insegnate che la domesticazione di un animale non si riesce a fare con uno o due generazioni, ma ci vogliono tantissime generazioni per poter definire un animale domestico. Anzi, mi ricordo che adesso, anzi, è stato bloccato per quanto riguarda il riconoscimento degli animali domestici, mi pare all'età del Medioevo. E io con questo concludo e vi ringrazio tantissimo per questa possibilità. Grazie. Grazie. Ci sono richieste di intervento da parte dei parlamentari, a parte Bruzzone che si era prenotato. Diamo prima la parola alla collega Zanella. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio gli auditi, ringrazio l'onorevole Procacci che dopo tanti anni è ritornata su questi banchi a difendere i diritti degli animali e soprattutto un lavoro grandioso che è stato fatto in questo Parlamento nel corso dei decenni. E ringrazio veramente di cuore, non avrei voluto rincontrarvi in questo contesto, ma tant'è, dobbiamo affrontare ancora una volta quello che io ritengo essere un attacco ricorrente, anzi mi chiedevo come mai non era stata presentata ancora una legge di depotenziamento della normativa della 157, perché la prima volta sono entrata in questo Parlamento, uno dei primi problemi che ho incontrato e affrontato è stato proprio questo, e c'è stato un dibattito veramente molto molto acceso che poi ha portato anche all'abbandono di quel testo che non so, fa concorrenza a questo, forse era anche più aggressivo per certi aspetti, no? Ricordo per esempio quella norma, ma chiudo Presidente, non si preoccupi, non voglio star qui a fare l'intervento che faremo quando si farà la discussione, ma anche quello che prevedeva la possibilità di licenza ai sedicenni e anche la possibilità di entrare con le armi nei parchi e di quindi anche di cacciare in aree che andrebbero invece tutelate. Ecco, mi sembra molto esauriente quello che avete detto, avrei soltanto alcune domande da fare. Uno, avrei bisogno di sapere, ma non esattamente, non necessariamente ora, qual è l'impatto prodotto alla fauna selvatica dal bracconaggio, con anche elementi, credo di interpretare anche quanto espresso dal Presidente, questo sarebbe importante per noi, credo, avere una documentazione, anche ancorché mi sembra insomma un lavoro, se non è stato fatto, se sarebbe comunque da avere e da fare. E due, sulle due procedure pilot, no? Una è stata spiegata, vorrei sapere della seconda. Io ricordo che c'è stato sempre un grande lavorio da parte dell'Europa e che è costato, penso alle deroghe effettuate dalle regioni, un'altra partita molto 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 importante e anche molto controversa, e noi dovremmo sapere, io credo che questa commissione dovrebbe avere anche prodotti gli atti su quanti milioni di euro, quante cose è costato allo Stato italiano. E ultima cosa, e questo lo dico al Presidente che è anche firmatario, i cambiamenti, anch'io quando ho visto cambiamenti intercorsi nella relazione ho detto parleranno dei cambiamenti relativi all'articolo 9, e mi sono illusa anche i cambiamenti climatici, per esempio c'è tutto il tema della siccità che ha un peso, insomma adesso non approfondiamo troppo perché ecco. E invece non è possibile che non ci sia una normativa, anche nostra, anche fatta dagli ambienti diciamo più vicini all'ambientalismo, all'ecologia, eccetera, che non parta da questo dettato costituzionale che modifica completamente anche il rapporto tra i diritti, come giustamente è stato detto, in capo allo Stato, che deve tutelare il patrimonio indisponibile, che deve tutelare quindi la fauna, e quelli dei cacciatori che, come è stato detto, rappresentano, sono 500.000, sono di più, adesso non lo so, rappresentano comunque un numero molto molto
preciso e anche poco significativo dal punto di vista dei grandi numeri, e non parliamo rispetto agli interessi che sono sovranazionali della fauna, che ovviamente non ha confini, non ha, e quindi quando noi aggrediamo la fauna migratoria, faccio un esempio, non aggrediamo soltanto la fauna che è tutelata dallo Stato italiano, ma una fauna che è tutelata a livello europeo, come minimo internazionale, ovviamente. Grazie. Grazie, Zanella. E do la parola all'onorevole Bruzzone, che prego però di essere molto breve, per favore. Bruzzone. Grazie, Presidente. Brevissimo, innanzitutto per ringraziare, perché alcuni passaggi che ho ascoltato, pur essendo su posizioni diverse, secondo me sono recepibili e hanno dato un contributo importante. Mi viene in mente il discorso dei visori notturni, che è una cosa sulla quale si può tranquillamente ragionarci, perché conosco bene anch'io le norme. Dobbiamo nazionare anche insieme a ISPRA su questa cosa, perché poi il suggerimento arriva da lì. Era arrivato anche un po' il suggerimento dell'uso dei silenziatori, che io però prudentemente ho voluto evitare e non consentire nella legge. Condivido anch'io l'opportuno richiamo alle norme costituzionali. Io sono uno di quelli che ha dato un contributo anche in termini di modifica di quella che era la proposta di modifica della Costituzione nella scorsa legislatura. Ho votato questa modifica costituzionale, quindi anch'io mi appello lì e vorrei appellarmi anch'io a quei principi sacrosanti, la 157, che sono quelli della precauzione e della tutela. Non a caso tutti gli articoli, il comma 2 dell'articolo 1 e tutti gli altri che garantiscono questa cosa, non sono toccati dalla proposta di legge. Volevo dire che mi dispiace, perché è giusto che la giurisprudenza dica la sua, mi dispiace quando un TAR, tanti TAR, sospendono un calendario venatorio e poi qualche mese dopo ti dicono che non doveva essere sospeso perché vengono accettate le norme che c'erano prima. È lì l'incertezza del diritto. Tu mi sospendi, quando entri a giudicare il merito mi dici che non dovevi sospendere, cioè che i contenuti erano buoni. Allora la giurisprudenza, da questo punto di vista, secondo me va un po' più garantita. La tracciabilità degli uccelli da richiamo lo condivido anch'io, anche quelli d'allevamento. Difatti viene ribadito nella proposta di legge che anche quelli provenienti dall'allevamento devono avere il contrassegno inamovibile, che solitamente è l'anello che viene messo allo stato di pullus. Possiamo ragionare tranquillamente, e quindi grazie per il contributo, sulle opzioni di caccia, così come sul silenzio venatorio, che non viene tolto. Già oggi si è parlato di martedì e venerdì, ci sono regioni italiane che fanno addirittura 5 giornate di silenzio venatorio, mi viene in mente in primis la Sardegna, quindi una delega di organizzare il periodo venatorio dato alle regioni assolutamente non comporta l'immediato superamento del silenzio venatorio, se non altro nella direzione che le regioni organizzano in funzione di quelle che sono le esigenze della fauna sul proprio territorio, in modo particolare della fauna stanziale e degli ungulati, che vengono comunque trattati, poi è stato detto all'interno della proposta di legge. Condivido anch'io, e chiudo, Presidente, che ci debba essere una netta separazione fra quello che è il controllo faunistico e il periodo dell'attività venatoria. Non a caso, anche se andate a vedere gli atti parlamentari, i miei interventi fatti in precedenza, sia in questa legislatura e in quella precedente, sono proprio mirati a dire che sono due cose necessariamente diverse. Grazie. Grazie Bruzzone, anch'io ringrazio per il contributo dato, aspettiamo di leggere anche la nota scritta, e altresì aggiungo, come ha detto Bruzzone, che si possono alcune cose essere migliorabili anche sulla base delle vostre riflessioni, e quindi come tutti i testi proposti possono essere emendati e migliorati, e insomma, anzi, mi sono già venuti in mente mentre parlavate alcuni correttivi. Grazie per il contributo dato.
me chi intende intervenire, perché abbiamo un elenco molto lungo. Intervengo io come Donato Rotundo e poi mi seguirà la collega della CIA Angela Garofalo. Bene. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza dei rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della legge 1548 Bruzzone, recante modifiche alla legge 11 febbraio 92 numero 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma per il prelievo venatorio. Avverto in via preliminare che secondo il parere della Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Ringrazio gli auditi per aver accolto l'invito della Commissione e do subito la parola a Donato Rotundo. Prego. Grazie Presidente, a nome di tutto il coordinamento di Agrinsieme, Confaricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative. Il disegno di legge che discutiamo oggi di Bruzzone sicuramente è un disegno di legge molto importante. Coglie questa problematica di una legge 157-92 che ha più di 30 anni e ha necessità ormai di essere adeguata a diverse esigenze che si stanno delineando sul territorio. Va comunque sottolineato che sono stati fatti importanti passi in avanti, soprattutto in relazione alle emergenze. Ricordo l'articolo 19 e l'introduzione dell'articolo 19 ter, la ricostituzione del Comitato Tecnico Nazionale Faunistico Venatorio, quindi tutte questioni importanti che chiaramente sono a supporto di un aggiornamento della legge. Va anche rivelato che ci sono diversi disegni di legge che non hanno ancora concluso l'iter parlamentare, che affrontano sempre le modifiche della legge 157, che hanno in qualche modo indicato anche temi di rilevante interesse. E questo è uno dei motivi che potrebbe essere utile iniziare un percorso di prevedere un testo unico, coordinato, che sia in qualche modo in grado di rispondere alle diverse esigenze venatorie, agricole, ambientali e degli istituti faunistici privati. In relazione alle questioni da porre in essere, al di là del DDL che discutiamo oggi, io segnalo il problema del risarcimento, che è una delle questioni più importanti, il risarcimento dei danni prodotti alle imprese agricole, che è una questione ancora non del tutto superata, come la quota massima prevista per gli aiuti de minimis. Qui interverrà rapidamente anche subito dopo di me la collega. La questione degli incentivi per promuovere contratti assicurativi, sia individuali che in forma collettiva, è un'altra questione per noi di rilevante interesse. E poi tutta la problematica dell'articolo 16 su istituti faunistici privati, che non è stata ancora affrontata in nessun disegno di legge, è una questione che a noi è molto cara e interessa notevolmente, perché occorre rafforzare il loro ruolo, cioè deve intervenire su alcune questioni che riguardano le politiche fiscali, arrivare al riconoscimento della gestione faunistica come attività connessa all'agricoltura. La possibilità di intervenire con una serie di semplificazioni sugli oneri burocratici. Su questi aspetti anche domani ci sarà l'intervento del direttore dell'EPS, degli enti produttori selvaggina, che chiaramente approfondirà in dettaglio alcuni temi. Poi volevo soffermarmi anche sui piani di controllo, proprio in relazione ai ruoli degli istituti faunistici. Sarebbe estremamente importante che le autorizzazioni e i cacciatori, le figure proposte che possano intervenire sulle funzioni di controllo, siano in qualche modo autorizzati dai relativi concessionari, proprio tra le figure che esercitano l'attività venatoria in detti istituti. Una questione molto importante proprio per la gestione degli istituti faunistici privati. Poi lo sviluppo territoriale, ci sono due temi che devono essere affrontati. Parliamo di incentivazione e valorizzazione della filiera alimentare venatoria e soprattutto lo sviluppo del turismo venatorio. Qui sarebbe importante arrivare a un riconoscimento della valutazione all'esercizio venatorio degli altri paesi della Comunità Europea, in modo da favorire anche diciamo il settore agrituristico venatorio provenienti dall'estero. E poi le emergenze. Non è il caso di ritornarci, ma sicuramente sono due temi
sulla diffusione della PSA e sulla questione dei grandi carnivori che necessitano di un continuo aggiornamento delle norme. Sui grandi carnivori sicuramente positiva l'azione portata avanti dal Ministro dell'Agricoltura e in Commissione europea, perché chiaramente c'è necessità di rivedere alcune norme. Intanto nel merito del DDL Bruzzone sicuramente ci sono degli aspetti molto positivi che ci interessano, a partire dal prevedere anche gli strumenti termici, soprattutto per il controllo della parte ungulati e soprattutto del cinghiale. Quindi in questo caso suggeriamo anche di prevedere i soppressori di rumore come intervento accoppiato, perché in effetti il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica sono strumenti che già li prevede, per cui potrebbe essere utile prevederli ambedue. Poi le modifiche apportate all'articolo 12, che elimina il vincolo di scegliere una sola forma di esercizio venatorio, sicuramente è una buona forma di semplificazione che permetterà a un maggior numero di operatori esperti di operare nel prelievo selettivo. Qui si consiglia chiaramente di avere una formazione che possa rispondere a questa apertura. Anche importante le indicazioni sugli articoli 9 e 18 in merito alle funzioni amministrative e dalle specie cacciabili. In questo caso dobbiamo anche noi affermare che esiste la necessità di dare certezze agli operatori, non solo ai cacciatori, ma anche agli istituti faunistici privati, proprio per assicurare una corretta pianificazione dei tempi e dei prelievi. Quindi le indicazioni che vengono date sia su una legge regionale che abbia appunto le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento, sia la legge regionale quinquennale proprio per dare contezza e riferimento sul calendario venatorio regionale, sono semplificazioni utili che in qualche modo appoggiamo e quindi sono estremamente importanti. Per quanto riguarda invece l'apertura, la differenziazione di posticipare i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 18 in relazione a specie determinate, qui segnaliamo l'opportunità di mantenere il parere di ISPRA e nel caso si volesse in qualche modo procedere ad avere come alternativa gli istituti faunistico-regionali, qui consigliamo di avere comunque già nell'ambito della legislazione alcune, diciamo, indicazioni specifiche nelle modalità e nei criteri di costituzione. In merito poi diciamo, al superamento del silenzio venatorio, sicuramente anche qui è una novità estremamente importante, soprattutto per gli istituti faunistici privati, qui ci riferiamo all'articolo 18, e la questione che sicuramente va comunque in qualche modo regolata è di assicurare comunque un'adeguata usufruibilità delle aree verdi da parte degli altri soggetti e non creare conflitti con le aree agricole. Quindi sicuramente una novità importante per la programmazione degli istituti faunistici privati a livello generale, chiaramente un po' più di coordinamento e di attenzione dovrà essere posta. Concludo con le modifiche relative all'articolo 18 con l'introduzione del comma 7 bis, dove si condivide totalmente le opportunità di estendere a tutto il territorio nazionale la validità delle abilitazioni al prelievo degli ungulati rilasciati dall'ente pubblico. È sicuramente una norma importante di semplificazione che aiuterà anche a agevolare il contenimento numerico delle popolazioni presenti nel territorio, soprattutto di ungulati. Qui anche un suggerimento, far sì che anche le abilitazioni già in essere in qualche modo possano rientrare in questa semplificazione. Io lascerei la parola alla collega Grazie, Angela Garofalo, se possibile. Rotondo. Angela Grazie. Garofalo. Mi sente? Non abbiamo l'audio. Non abbiamo l'audio. Possiamo
possiamo anche andare avanti e poi proseguire e ritornare magari. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Prego. Grazie, mi chiedo scusa per il problema tecnico. Ringrazio, mi unisco io anche ai ringraziamenti per il Presidente all'Onorevole Carloni, a tutti gli onorevoli componenti della Commissione Agricoltura per aver promosso questo incontro e ringrazio insomma il collega che mi ha preceduto per l'egregia sintesi della nostra posizione. Io intervengo giusto a integrazione di quanto già detto, questo perché come CIA, come Agrinsieme, come tutte le organizzazioni che compongono Agrinsieme, teniamo a ribadire alcuni concetti. Innanzitutto, è già stato ribadito, una legge un po' obsoleta ed è necessaria quindi questa riforma complessiva del quadro di interventi sulla fauna selvatica che non è più rinviabile per tutta la serie di ragioni che sono già state esposte. Sono stati fatti importanti passi avanti, questo proprio a dimostrazione che il governo sta mostrando attenzione sul tema su cui da anni ci battiamo e che sollecitiamo appunto il mondo politico. Questo confronto però è opportuno che rimanga aperto, ma allo stesso tempo comunque deve essere tempestivo e proficuo proprio per essere coerente un po' con le nuove finalità previste dalla norma. Quindi per questo auspichiamo appunto questo testo unificato di tutte le diverse proposte legislative che abbiamo ritenuto positive per il settore agricolo, che è quello più colpito da questa crescita esponenziale di fauna selvatica, proprio per giungere a questa modifica della legge in modo più complessivo che abbiamo sempre auspicato. In particolare ci riferiamo alla questione anche soprattutto dell'inserimento del superamento di questa della logica del de minimis per il sistema di indennizzi dei danni provocati agli agricoltori. Quello è un tema che ci preme molto e questo perché il risarcimento dovrà essere integrale, deve essere comprensivo dei danni diretti e indiretti a tutte le attività imprenditoriali. I criteri di determinazione dei danni, così come le procedure e i tempi di erogazione del risarcimento, dovranno essere omogenei sul territorio regionale. Per i risarcimenti le regioni appunto si serviranno di fondi provenienti dalle tasse di concessione dell'attività venatoria, nonché dovranno essere integrati con fondi propri qualora risultassero insufficienti, e questo avviene spesso sul territorio. Queste sono tutte precisazioni legislative necessarie per supportare anche la notifica a Bruxelles, proprio per dimostrare che ai sensi della regolamentazione europea sugli aiuti di Stato questi trasferimenti di denaro alle imprese sono comunque del tutto giustificati e sono doverosi e non ledono in alcun modo i principi del mercato unico. In merito alla proposta di legge oggetto della discussione di oggi, è entrato nel dettaglio il collega, ma ci teniamo a sottolineare che sarebbe comunque opportuno che tutte le regioni, ovviamente nel rispetto della propria autonomia e dotate di maggiore poteri, possano comunque dotarsi di uno strumento unico che possa essere comunque magari replicabile nei vari territori, che sia proprio volto a disciplinare l'equilibrio della fauna selvatica, questo per assicurare questa omogeneità di impostazione sul territorio nazionale che oggi viene a mancare. Per tutto quanto quello che riguarda i dettagli della proposta, che abbiamo trovato comunque abbastanza positiva, ricordiamo che il controllo delle specie in eccesso, soprattutto quelle invasive, appunto dovrebbe rappresentare l'azione prioritaria proprio nella programmazione faunistica, e quindi sarà necessario mettere in campo tutti gli strumenti necessari, sia di emergenza sia di pronto intervento, e quindi ecco, prendiamo con favore le proposte. Mi concludo qui, grazie. Grazie Garofalo. Ora per Coldiretti Stefano Masini, prego. Grazie Presidente, buonasera. Non possiamo non concordare con l'impianto della proposta di iniziativa dell'onorevole Bruzzone, che muove dalla premessa di un provvedimento da modificare, che ormai ha 30 anni dalla sua approvazione, ed è ridotto nella capacità di soddisfare le complessive esigenze di regolamentazione di un settore complesso.
già stato detto sul tema del risarcimento dei danni, del sovrappopolamento. Credo che per parte nostra e per sintesi sia opportuno non indugiare su questo né sulle modifiche mirate chirurgiche che l'onorevole Bruzzoni intende portare al testo della legge 157, qualche osservazione minima invece dal lato agricolo sul quale insisto, cioè se dal punto di vista tecnico-venatorio è opportuno prevedere modifiche e integrazioni, lo è altrettanto sul lato agricolo, a partire proprio dall'articolo 1,2, sostituendo le parole per cui l'esercizio dell'attività venatoria sia consentito ma non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non rechi danno alle produzioni agricole, con un concetto non più negativo ma positivo, e cioè che l'esercizio delle attività faunistico-venatorie sia capace di valorizzare, di promuovere, di sostenere lo sviluppo del territorio, del patrimonio rurale e forestale, comprese le attività di ricezione e di ospitalità. Dopo 30 anni proviamo proprio a cambiare la relazione tra agricoltura e caccia. In particolare, andando all'articolo 10,5, e prevedere la sostituzione dell'inciso che poi ha portato in alcune regioni a comprimere lo sviluppo delle attività agricole di interesse multifunzionali, il riferimento alla percentuale di territorio che, si dice nella legge 157, può essere destinato nella percentuale massima. Ecco, noi riteniamo che almeno il 15% del territorio sia destinato alla gestione privata della caccia, proprio perché riteniamo che il presidio degli agricoltori impegnati nelle attività faunistico-venatorie possa essere utile nell'economia complessiva dei territori per sostenere lavoro e soprattutto attraverso la manutenzione anche porre un freno ai fenomeni di degradazione in atto. È importante ancora l'articolo 10,12, il riferimento al fatto che i criteri di individuazione dei territori su cui le regioni individuano le attività di gestione privata siano coordinati con le linee del piano di sviluppo rurale, proprio perché sono attività che si inseriscono a pieno titolo con la modalità di sviluppo dell'agricoltura europea, che premiano in particolare insediamenti sostenibili. Credo che ancora sia importante all'articolo 18,1 lettera D, con riguardo al calendario, e approfittare dell'occasione per rivedere il calendario di abbattimento degli ungulati nell'intero periodo temporale consentito già dalla legge, e quindi inserire il riferimento almeno per la specie cinghiale, che dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio sia cacciabile sull'intero territorio. Questo credo che sia alla portata del legislatore, dato che non si scardinano i parametri temporali già inseriti nella legge 157, ma si tiene conto dell'evoluzione anche di un quadro vocazionale faunistico. In termini procedimentali, l'articolo 19 ter sul piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, ecco, credo che sia importante riuscire a riequilibrare proprio le competenze. Riteniamo che se il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare, intestassi la titolarità di questo piano, chiedendo il concerto chiaramente al Ministero dell'Ambiente, ma proprio questo piano deve diventare espressione
di una riarticolazione delle competenze del Ministero che tutela, organizza, coordina e promuove gli interessi del settore. Infine, all'articolo 20,1, si tratta forse, ecco, di tornare sul tema dell'introduzione di fauna selvatica dall'estero. Anche qui proviamo a rileggere. Masini, si è bloccato il collegamento. Prego Masini. Possono essere, Presidente, mi sente? Sì, prego, prego. Ecco, sull'articolo 20, introduzione di fauna selvatica dall'estero, crediamo una rilettura di questo articolo, perché riteniamo che le imprese agricole, magari attraverso accordi con gli ambiti territoriali, siano in grado di servire al fabbisogno di fauna selvatica senza la necessità di importare dall'estero fauna, o almeno a espungere dal testo lo scopo di ripopolamento, a lasciare il miglioramento genetico, perché questo chiaramente sembra favorire una liberalizzazione del mercato che priva delle possibilità di sviluppo economico le imprese a promuovere occasioni di economia locale, in ogni caso inserendo il riferimento a procedure di evidenza pubblica che anche nell'articolo 20 sono del tutto escluse, ecco, lasciando a iniziative di libero mercato questa acquisizione di fauna selvatica dall'estero. Quindi in questo testo così puntuale dell'onorevole Bruzzone, modifiche mirate anche diciamo per la parte agricola che una legge di 30 anni fa oggi non risulta più attuale a rivendicarne competenze e possibilità di sviluppo. Grazie. Grazie Masini. Onorevole Bruzzone. Grazie Presidente, mi sentite? Prego, prego. Bene, tanto ringrazio, mi pare di poter dire tranquillamente che il contributo che sta arrivando dal mondo agricolo è un contributo importante, perché va a coprire una parte che nella proposta di legge non è stata assolutamente affrontata. Conosco benissimo e condivido le osservazioni che sono state, le proposte che sono state illustrate, quella del turismo venatorio che comunque va affrontata e va risolta, perché anche qui siamo un po' anomali rispetto agli altri paesi europei dove il turismo venatorio è una risorsa ed è gestito in un certo modo. Qui forse bisognerà sul turismo venatorio fare anche un ragionamento che investe non soltanto la legge sulla caccia, ma c'è un problema anche di legge sulle armi eccetera, che in qualche modo va ragionato, così come l'importantissima parte che riguarda gli istituti privati, che di faunistici privati, che non soltanto devono essere tutelati e vanno garantiti per la loro attività, ma sono una realtà molto molto importante per quanto riguarda la gestione faunistica ma anche economica e sociale nel nostro paese. Poi c'è l'altro tema che è stato toccato e che merita un capitolo a sé, che è quello dei grandi carnivori. Detto questo, io chiedo, ma mi pare che sia abbastanza semplice arrivarci, se le associazioni agricole che stiamo vedendo ci danno un contributo cartaceo per quanto riguarda queste proposte emendative, e anticipo già il fatto che per quanto mi riguarda sono perfettamente in linea e in sintonia con le proposte che stanno arrivando. Io stesso, in fase di riflessione, nel momento in cui ho proposto questo argomento di discussione, che si chiama disegno di legge, e oggi è un argomento comunque che garantisce una discussione, e ringrazio anche il Presidente per lo spazio che sta dando in questa, nella Commissione Agricoltura della Camera, ravvisavo già all'inizio il vuoto rispetto a quelle
esigenze che arrivano dal mondo agricolo per tantissimi motivi e che comunque va garantito come soggetto che deve viaggiare in sintonia col mondo venatorio. Grazie ancora. Grazie. Ora abbiamo concluso le audizioni, vi ringrazio molto e se ci sono dei contributi scritti da inviare saremo molto grati. Buon lavoro a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie, buon lavoro.